Cos'è la celiachia? La celiachia è un'intolleranza permanente al glutine, una sostanza proteica presente in avena, frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e triticale. L'incidenza di questa intolleranza in Italia è stimata in un soggetto ogni 100 persone. La celiachia mi è stata diagnosticata 8 anni fa e da quel momento in effetti la mia vita è cambiata, è stata modificata da tutta una serie di situazioni, in particolare per quello che è l'alimentazione fuori casa. Ravenna è una città che si sta attrezzando, però ancora sono molte, le condizioni che rendono difficile la vita al celiaco. Cioè, fin dalla mattina mi devo attrezzare per quella che è la mia giornata, dell'alimentazione fuori casa. La colazione o la faccio a casa in famiglia, infatti la mia famiglia, molti amici hanno sopportato la mia malattia in questo lungo periodo. La colazione oppure la faccio al bar, e sempre però portando con me quelle che sono le classiche merendine e anche il caffè per la consumazione bisogna stare molto attenti, perché non tutti i bar sono, fra virgolette, sicuri. Dove viene fatto l'orzo, un celiaco non può prendere il caffè. Deve esserci una macchina a parte per l'orzo e in tranquillità posso consumare il mio caffè. Anche per quello che è il pranzo, ci sono alcuni ristoranti a Ravenna che sono attrezzati, in particolare ne aprirà uno presto, ma già è stato detto in questi giorni, visto che se ne parla molto di celiachia, in via Paolo Costa, dove con un'apposita convenzione il celiaco potrà consumare il suo pranzo in tranquillità. Per la cena magari c'è qualche pizzeria, anche al mare, ci sono dei ristoranti attrezzati fuori Ravenna, però non è semplice, insomma, ci vuole molta pazienza, molta attenzione, in particolare per i genitori che hanno bambini, che soffrono di questa malattia. Quello che è la grande aspettativa del celiaco in questo momento è poter avere un forno, pasticceria che faccia esclusivo senza glutine, perché dà la sicurezza. Infatti c'è questo laboratorio di Forlì che sta trattando un po' con l'amministrazione, un po' con le diverse situazioni locali, per riuscire a trovare uno spazio dove poter mettere questo negozio esclusivo, fresco, del senza glutine. I celiaci potenzialmente sarebbero quindi 600.000, ma ne sono stati diagnosticati ad oggi poco più di 100.000. Ogni anno vengono effettuate 20.000 nuove diagnosi, con un incremento annuo di circa il 20%. Per curare la celiachia, attualmente occorre escludere dal proprio regime alimentare alcuni degli alimenti più comuni, quali pane, pasta, biscotti, pizza, ma anche eliminare le più piccole tracce di glutine dal piatto. Questo implica un forte impegno di educazione alimentare. Infatti, l'assunzione di glutine, anche in piccole quantità, può provocare diverse conseguenze più o meno gravi. La dieta senza glutine, condotta con rigore, è l'unica terapia attualmente che garantisce al celiaco un perfetto stato di salute. Anche Ravenna si vuole mettere al passo con i tempi nei confronti di queste persone un po' meno fortunate e cercare di aprire delle rivendite commerciali che rispettino certi parametri. Che differenza c'è tra una struttura di questo tipo per diciamo, malati di celiachia rispetto a una struttura normale? Ma ci sono diversi aspetti, innanzitutto quello del prodotto. Il prodotto logicamente utilizzando farine diverse, c'è uno studio assoluto insomma, sulla qualità dei prodotti, per poter ricostruire dei prodotti che si fanno con le farine convenzionali e invece farli con la stessa qualità e consistenza con le farine senza glutine. Questa qui è appunto questa, ecco, perché improntarsi a fare alimenti o prodotti senza glutine, senza conoscere le proprietà di queste farine, si rischia che magari apparentemente il prodotto che viene fatto, parliamo di pasticceria, torte, bomboloni, cannoli, qualsiasi altra cosa di questo tipo, può sembrare apparentemente uguale, poi quando si va a mangiare è una cosa veramente diversa. E quindi lo primo studio da fare è questo qua. Chiaramente aprire una pasticceria gluten free. Se ci può sembrare simile col nome, c'è una grandissima diversità sui sistemi di lavoro, sulle ricette, sui tipi di prodotti, ma soprattutto anche sulle attrezzature, perché ci sono attrezzature convenzionali che non si adattano molto alla lavorazione di queste farine, ci sono attrezzature che normalmente si usano in pasticceria, nel gluten free non bisogna modificarle, ecco, quindi c'è uno studio anche sulla modifica. Sulle temperature dei forni, sui tempi di cottura, sulle impastatrici, su che tipo di impastatrici sono molto diverse. Alcune attrezzature che abbiamo noi le abbiamo proprio create,
cioè non ci sono in commercio, quindi per poter arrivare a una qualità di prodotto di questo tipo. E poi, vabbè, l'altra, stiamo parlando logicamente, come si fa la prima pasticceria. L'altro problema sono gli investimenti, perché un laboratorio, senza glutine, anche medio, piccolo che sia, realizzarlo costa il doppio di un normale laboratorio, parlando di allestimenti, proprio per questo motivo qua. E noi abbiamo aperto a Forlì, lavoriamo senza glutine da tanti anni, da 15, oltre 15 anni, e nel settore alimentare da 28 anni, insomma, ecco. Ha iniziato mio padre, poi io mi sono specializzato nel settore senza glutine, facendo corsi non solo sui prodotti. Poi i corsi sui prodotti è anche un po', tra virgolette dirlo, però non, anche frequentando dei corsi di pasticceria normale si hanno delle informazioni su cos'è la pasticceria, ma poi non esiste una ricetta specifica, cioè non c'è una scuola specifica, ecco, l'abbiamo fatta noi qui a Forlì. Però non è semplice, perché è un argomento che non è legato solo al prodotto. Andiamo anche nell'altro ambito, stiamo parlando di un prodotto che è dichiarato in un certo senso salutistico, no? E quindi bisogna conoscere molto bene anche le intolleranze, che tipo di intolleranze, che associazioni di intolleranze ci sono, perché il cliente che viene non è che prende un prodotto di pasticceria e basta. Ci sono persone che sono intolleranti allo stesso momento al glutine, al lattosio, all'uovo, al lievito, agli zuccheri, insomma, tante, tante, tante cose, per cui noi addirittura abbiamo una nostra dietista che poi facciamo ricette anche su ordinazioni in base anche a questi casi particolari, insomma, ecco. E che altro dire? Ci interessa Ravenna perché? Perché Ravenna è una città vicina a Forlì, non ci interessa ingrandire il laboratorio diciamo così, nell'ambito di nazionale o regionale, ma più che altro in queste zone qui. Vorremmo che sia un prodotto fatto esclusivamente, insomma, per la Romagna, anche perché il prodotto fresco, parliamo di prodotto fresco, non ha 3 giorni, quindi in 3 giorni non è che si può fare tanta strada per consegne, insomma. Quindi a Ravenna noi abbiamo interesse ad aprire, non abbiamo ancora individuato il posto giusto, prevalentemente ci interesserebbe e al momento non tanto fare un laboratorio a Ravenna, ma fare una nostra rivendita lì, quindi anche chi è interessato ad avere i nostri prodotti e poi rivenderli, eventualmente ci interessa, insomma, tutto qui. Ecco, le tempistiche per l'apertura quali sono, secondo lei? Ma dell'apertura si intende del laboratorio oppure della rivendita? Della rivendita. La rivendita, l'apertura è immediata, nel senso, se un negozio già esistente vuole rivendere, che è specializzato in questo prodotto, basta solo consegnarlo. Se invece si vuole aprire, è molto più complesso aprire un laboratorio, cioè qui si tratta anche delle autorizzazioni, ma questo già c'è. Per Ravenna, Web TV, Joseph Franzò.